Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come realizzare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avrete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curviline per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Ciao a tutti, oggi faremo il top con scollatura a V e manica a mezza ruota o ruota intera. Allora, prendiamo il nostro cartamodello del corpino e appunto andiamo a modificarlo, a creare il nostro top. Iniziamo dalla scollatura. Apriamo la pence per agevolare il lavoro. Allora, per fare la scollatura a V ci allarghiamo dalla base del collo di 3 cm e scendiamo dalla linea del seno di più o meno 6 cm. Per fare questa linea, appunto per trovare questa misura, basta fare circonferenza seno meno circonferenza torace, che praticamente la circonferenza del torace sarebbe la base sotto del seno, ok? E viene la differenza. Io ho calcolato più o meno 6 cm, vedete voi appunto dalle vostre misure. Perché viene fuori la misura appunto della coppa sotto, ok? E qui tiriamo la nostra linea, io la faccio tratteggiata per distinguerla dalle altre e segniamo anche la linea dello scollo a V, ok? Ecco qua, questa è una è uno scollo ampio, molto ampio. E qui andrà appunto attaccata la nostra fascia, che faremo alta, io penso che andrebbe bene 4 cm, 4-5 cm, ok? Faccio 4 cm e tiro sempre una bella riga. Unisco questi due punti. Allora questo, naturalmente questa pence sulla linea vita io non ho messo nessuna vestibilità, appunto per avere un top molto aderente, ecco, ok? Perché altrimenti starebbe largo, però tali vedete voi anche dal tipo di tessuto che usate. Ora abbiamo anche la pence sopra. Eccoci qua. Questo corpino vuole appunto vedere le tense. A questo punto tagliamo il corpetto davanti, perché dobbiamo andare appunto a nascondere questa ripresa, ok? Dobbiamo andarla a fare in vita tra virgolette, cioè sotto il seno, quindi verrà trasferita lì. Allora andiamo a tagliare
un altro cortino. Andiamo a ritagliare anche lo scollo, visto che ci siamo. Qua. E per togliere appunto questa pence, ok, nel seno, la andiamo appunto a trasferire qua in dita. Chiudiamo perché ce l'ha già. Così tagliamo bene, facciamo così, tagliamo questa pence. Adesso la chiudiamo. Così si aprirà di quanto ci serve. Ecco fatto. Questa è la pence che verrà, l'ampiezza della pence che poi verrà chiusa. Ok? E quindi trasferita. Si chiama appunto pence trasferita in vita. Non ci sarà appunto più questa pence, ma verrà trasferita nella vita. Questo lo ritagliamo. E anche questo. Questi due pezzi. Li teniamo chiusi naturalmente. Li potevamo tagliare anche prima, così non avremmo dovuto fare questo lavoro, ma mi sono dimenticata il bello della diretta. Ok, quindi questa è la fascia. Ok, ecco. Poi appunto andrà cucita questa pence che ne vogliamo vedere perché nel modello c'è, e poi andrà poi cucita anche questa fascia sotto, naturalmente in doppio. Ok, verrà fatta in doppio sia per il davanti che per il dietro. E cucita questa pence abbiamo fatto il nostro top. Allora andiamo a fare anche il modello adesso dietro e poi la manica. Per il modello dietro andiamo sempre a ritagliare il nostro cartamodello, quindi è già pronto. Abbiamo ritagliato il nostro cartamodello, adesso andiamo a costruire il nostro top. Allora, dietro allarghiamo di 3 cm il nostro collo, quindi cm.
e uniamo alla linea, ecco qua. Poi questa è appunto, dopo lo ritagliamo. Adesso qui facciamo la stessa identica cosa, scendiamo dalla linea del seno di 6 centimetri, uno qua e uno qua, 6 centimetri, tiriamo la riga e facciamo la fascia di 4 centimetri. Questa pence sempre era chiusa. Ecco qui. Allora, adesso vado a appunto ritagliare questa fascia. Ritaglio anche questo pezzettino. Ecco qua. In doppio sempre questa qua, possiamo fare questa piccola pence, possiamo anche non farla e stringiamo di questo mezzo centimetro di questo neanche mezzo centimetro, lo andiamo a mangiare qua sul fianco, ok? Io non la farei. Sempre qui si fa un pizzicotto, così, un pizzicottino nel giro manica, e questo è il nostro corpino. Lo tagliamo. Questo è il nostro top dietro con la sua fascia e andrà a essere cucita appunto sulla linea del torace. Ok, questo è il nostro top. Adesso andiamo a fare le maniche a mezza ruota, a ruota. Potete trovare le indicazioni per la manica al mio video numero 40. Grazie e ci vediamo al prossimo video.